Finalmente è arrivato il momento di parlare di tendenze moda primavera-estate 2024. Prima di addentrarci in questo video, una piccola specifica per chi dovesse apparire su questi schermi per la prima volta. Intanto benvenute, io sono Sara, parlo sempre di moda da queste parti in un modo un po' diverso dal solito, quindi qui oggi per esempio non vedremo tutte le splendide tendenze che hanno calcato le passerelle delle Fashion Week, ma le 8 tendenze furbe, che io chiamo furbe, perché sono quelle che sono facili da indossare anche nel nostro quotidiano, alcune delle quali sono quasi sicura sono già presenti nel vostro armadio. Quindi adesso vi aiuterò a capire quali vanno tirate fuori e anche come abbinarle proprio nel quotidiano per le diverse occasioni d'uso e per le diverse stranezze che la moda ci propone. Detto questo, partirei con colori e fantasie prima di addentrarci in quelle che sono proprio le macro tendenze di stagione. Nei prossimi mesi ci sarà il grandissimo ritorno del verde menta, un colore che è stato di moda qualche anno fa e che ha un grandissimo difetto: tende a stancare presto, quindi è molto bello e molto anche delicato, quindi non è difficilissimo da abbinare sia a tinte sobrie che a colori un po' più accesi, ma il rischio è che stanchi tanto l'occhio. Quindi qui il mio consiglio è: non lo comprate, se avete già qualche capo nell'armadio usatelo, ma evitate di farvi prendere dalla frenesia del verde menta, perché vi assicuro che succederà, lui sarà dappertutto e come tutti i colorini un po' pallidini, delicati, anche un po' sorbetto, piace tanto all'occhio ma stanca tantissimo, quindi attenzione. Altri colori di moda: il rosso, anche il rosso lacca, quindi super lucidissimo, abbinato spesso a tessuti proprio volutamente metallizzati o vinilici. Ci sarà tantissimo giallo, un colore che può sembrare difficile, può fare paura, ma in questa stagione è perfetto. E ci sarà ovviamente l'immancabile bianco. Può mancare il bianco in estate? Io non credo. Se le tonalità che vi ho appena nominato vi stanno inquietando perché sono un po' troppo nette e definite, sappiate che il re della stagione sarà un altro, l'ho tenuto per ultimo volutamente. Sto parlando dell'azzurro ghiaccio, comunque dell'azzurro chiaro. Può essere più pastelloso, più polveroso, come sempre, insomma, quello che si vede in passerella è una cosa, quello che poi noi possiamo far nostro è un'altra. Quindi il mio consiglio è proprio di cercare queste tonalità nel vostro armadio, sia per gli accessori che per l'abbigliamento, perché comunque in linea di massima tutte le tonalità di blu, azzurro e turchese in primavera estate sono sempre splendide e danno proprio anche al nostro umore quell'idea di ok, non è vacanza, ma le giornate sono più lunghe, il cielo è più luminoso e anche noi ci sentiamo un po' più abbinate alla stagione. Quindi via libera a tutti i tipi di azzurro possibile. Per quanto riguarda le fantasie, questo sarà un anno abbastanza in linea con gli altri. Vedremo sicuramente fantasie geometriche, quadrettini e ci saranno ovviamente le fantasie floreali. Vabbè, stanno andando molto sul floreale, quindi forse si potrebbe improntare un servizio per la primavera? Sì, avanguardia pure. Siamo tutte d'accordo con Miranda, però siamo anche tutte d'accordo con l'idea che è una primavera senza fiori, ma che primavera è? Quindi ben vengano le fantasie floreali, soprattutto in questa stagione vedremo tante stampe con rose, più grandi o più piccole, soprattutto maxi stampe, con le rose multicolor proprio che vanno a coprire l'intera superficie di stoffe e tessuti. Un'altra fantasia che torna, che a me piace moltissimo, sono i pois, anche in questo caso molto grandi ma anche molto piccoli. Ricordatevi sempre che i pois più piccoli, in generale tutte le stampe piccole, risultano un po' più formali, un po' più eleganti, quelle più grandi rendono tutto più grande, quindi vanno posizionate con saggezza. Tolto questo, vediamo queste 8 tendenze furbe. Tendenza furba numero 1, che non sembra furba ma vi assicuro che lo è, ora vi spiego, sono le trasparenze. In passerella hanno camminato modelle che erano praticamente nude, coperte solo da questi leggerissimi veli in chiffon color rosa cipria, beige ma anche nero e bianco, ed erano ovviamente molto vistose, molto poco appropriate alla vita reale. Quindi non vi sto consigliando di andare in giro nude, anche perché ci arrestano se lo facciamo, quindi non è questione di buon gusto ma è proprio questione di saper stare al mondo. Ma l'idea furba con le trasparenze è giocare con questi inserti dove serve. Quindi se ho già magari una camicetta totalmente trasparente, potrò utilizzarla per alcuni look in alcuni contesti, abbinandoci magari sotto qualcosa o portandola aperta sopra un bel abitino un po' tipo in seta o in raso, che ricorda un po' anche le sottovesti, per avere qualcosa sopra che non è utile ma dà un senso di finito al mio look. Ma la trasparenza può anche essere aggiunta a determinati capi che ho nell'armadio e che fino a qualche anno fa funzionavano, oggi funzionano meno. Per esempio dei top o dei tubini con la spallina sottile, che adesso ci fanno sentire un po' a disagio perché tutta quella spalla, braccio, nudi non fanno più parte di noi. Se il capo ha senso nel guardaroba, si può pensare proprio di far aggiungere un inserto in chiffon da una brava sarta che va a creare delle maniche ad aletta molto morbide, quindi anche molto leggere, che nascondono un po', che coprono, che aggiungono senso al mio capo di abbigliamento, abito o top,
senza sembrare una cosa rattoppata, e qui la brava sarta fa la differenza. Un altro modo bello per giocare con le trasparenze senza effettivamente mostrare pelle è puntare su tutte quelle gonne, ma anche abiti o pantaloni che hanno l'orlo un pochino trasparente, in questi tessuti leggerissimi come lo chiffon, il tulle, che danno proprio questo effetto di grande leggerezza, grande libertà e anche grande femminilità. Si tratta di inserti, quindi non al nudo totale e completo, ma a piccoli dettagli qua e là. L'unico consiglio che vi voglio dare in questo è, mi raccomando, ricordatevi che trasparente uguale sintetico. 40 gradi più sintetico uguale morte, quindi benissimo a primavera, un po' meno in estate, a meno che, come dicevamo prima, non si tratta veramente di dettagliucci messi qua e là. Tendenza furba numero 2, anche questa classicissima, e vi dico, non vi inventate che non ce l'avete nell'armadio, perché io non ci credo e verrò a cercarvi. Tra l'altro, a proposito del vostro armadio, se avete bisogno di una consulenza per capire come abbinare i vostri vestiti, che cosa manca e di che cosa avete davvero bisogno per il vostro quotidiano, c'è la mia consulenza, il link è qua sotto. Ma lui nell'armadio ce l'avete, non fate la consulenza solo per dimostrarvi che avevo ragione, perché io lo so già che ho ragione. Un vestito bianco voi nell'armadio ce l'avete. Vestito bianco che può essere il classico little white dress, quindi un po' ispirato a quello nero, un tubino o comunque un abitino semplice e svelto, ma può essere anche un abito un po' più boho, un po' più vaporoso, classico proprio da estate piena. Se non ce l'avete, ai ai ai, bisogna recuperare. Gli abiti nelle stagioni calde sono, in realtà in tutte le stagioni, ma nelle stagioni calde sono la svolta, perché con un solo pezzo ti vesti e lo puoi accessoriare quanto vuoi. Con lo stesso look puoi creare outfit molto semplici, con un sandalo basso anche infradito, una maxi borsa in paglia, un cappello, portandolo invece con una slim bag o comunque con una scarpa col tacco, una borsa un po' più strutturata, una giacchina leggera, avrà un altro effetto. Quindi ricordatevi sempre che quando siete in crisi un vestito di solito è la svolta, vi salva la giornata. E quindi puntate proprio sul grande classico del bianco. Esistono vestiti con forme diverse per le diverse forme del corpo, come esistono anche bianchi diversi per i diversi sottotoni di pelle, quindi bianchi un po' più freddi, bianchi un po' più caldi. Fatemi sapere se necessitate di un video dedicato solo ai vestiti bianchi per l'estate 2024, perché nel caso mi metto all'opera. Ma io lo so già che ce l'avete, quindi prima di dirmi sì, ci serve il video, andate nell'armadio a spiare se davvero vi serve il video. La terza tendenza furba piacerebbe molto a Miranda, perché anche qui che i metallizzati in estate e in primavera vadano di moda non è certo una novità. Io qui vi parlo di tendenza furba, quindi vi dico, se sotto Natale vi siete lasciati andare ad acquisti folli e forsennati di paillette, glitterini, non mettete via tutto insieme al cambio di stagione, tenetele fuori, soprattutto se sono magari delle magliettine leggere, dei top, dei mini abiti o anche dei pantaloni bellissimi, tra l'altro i pantaloni in paillette sono una grande fan, perché potrete riutilizzarli, ovviamente non nel quotidiano per andare in ufficio tutti i giorni, ma magari c'è una cena in cui la paillette può avere il suo senso. Tutto ciò che è metallizzato, soprattutto nei toni dell'argento, sarà di gran moda in questa stagione. Se preferite i toni caldi, usate l'oro, usate il platino, nessuno vi dirà niente, giuro. Però questo mi sembra anche un ottimo modo per utilizzare quei capi che magari releghiamo sempre ad un periodo dell'anno, stanno lì nell'armadio, occupano spazio e avrebbero possibilità di uscire, non tutti i giorni, ma ce l'avrebbero. Quindi mi raccomando, non strafate, ma un po' divertitevi, perché secondo me tutto ciò che luccica ed è un po' pazzerello è sempre molto bello. Quest'anno si vedranno tanto anche le frange, abbiamo già parlato di trasparenze, quindi tutte queste tendenze, volendo, si possono unire tra loro per creare il look che vi rappresenti meglio. Quindi non vi parlo di fate così, non fate così, perché ognuna di noi ha un po' il suo limite. Io non ho problemi a spingere sulle paillette, ma per me non è una cosa che ovviamente non posso imporre alle altre. Quindi mi raccomando, guardatevi sempre, sentitevi voi stesse, e se vi sentite voi stesse andate pure in giro con le vostre splendide paillette anche in primavera e in estate. Visto che abbiamo appena parlato di mixare le diverse tendenze, torno un attimo sul verde menta di cui ho parlato all'inizio. In passerella si è visto per dei look totali e completi monocromatici verde menta. Può essere un po' estremo, ma può essere anche un modo valido per rinfrescare i vostri look verdi, per esempio, perché magari amate molto il verde, avete tanti pezzi verdi, ci aggiungete il verde menta, il look è fresco e al passo con i tempi senza essere super trendy da social network. Ma in alternativa potete utilizzarlo anche con i beige, per esempio, un colore che sta benissimo, o con il bianco, quindi ancora una volta andando a riprendere quello di cui abbiamo appena parlato, per creare dei look un po' vostri. Il rischio, ve l'ho detto all'inizio del video, è che risulti stucchevole e stancante, quindi non strafate. Se dovete fare un investimento quest'anno, meglio farlo sull'abito bianco che sull'abitino verde menta. Però se avete qualcosa di verde menta, questo è il momento di tirarlo fuori e di spingere un po' sulla tendenza finché non vi stancherà e tornerà nell'armadio dopo però essere uscito, altrimenti sta lì 100 anni e non lo usiamo mai.
Un'altra tendenza bellissima è il blazer shankrato, quindi il blazer che ha una bellissima forma un po' più aderente in vita che poi scende più morbido sui fianchi. Dopo anni di blazer over, quindi con queste forme molto esasperate, più o meno esasperate a seconda poi del brand e del gusto, però parliamo comunque di spalle molto importanti, di forme anche lunghe, abbiamo queste giacche un pochino più corte, quindi che non arrivano a coprire, diciamo, il sedere, ma sono un po' più corte, hanno proprio questa bella forma che sottolinea la vita. Inutile che io vi dica che se l'obiettivo della vostra vita è ricreare la forma clessidra sul corpo, che è un po' quello che si fa quasi sempre anche in consulenza, questo è un capo di abbigliamento che su alcune forme del corpo può funzionare benissimo perché ha proprio già questa forma. Chiaramente poi tutto il resto deve funzionare. E anche qui, secondo me, è un tipo di capo che tutte abbiamo nell'armadio, l'abbiamo un po' messo da parte proprio perché in giro si vedevano tanti blazer over o comunque un po' più lunghi. Questo è il momento di tirar fuori anche quello che appunto è rimasto fermo per un po'. Il blazer shankrato non deve per forza essere strutturato, quindi vanno benissimo anche quelli un po' più morbidi, vanno benissimo anche delle semplici camicie con questa forma portate sopra, come abbiamo detto prima, abitini raso, abiti molto molto leggeri, proprio per dare al nostro look quell'effetto di finito. Non sono uscita al volo con l'abito sottoveste, ma l'ho rifinito. Un'altra tendenza fantastica che io amo alla follia è quella della camicia portata non soltanto come camicia ma come pezzo di sopra, come abbiamo appena visto, sopra un abito ma anche al mare sopra il costume. Sono una grande fan delle camicie in lino belle over portate come copricostume. Le amo alla follia, non mi direte mai che sono un po' troppo snob, perché saranno anche troppo snob, ma a me piacciono lo stesso. Poi se poi ci metti la ciabattina e il cappello abbinati, se no ci metti solo la cinturina e fai finta che casualmente avevo una cintura che anche qua ricrea la clessidra. Ci potete fare quello che volete, ma come ci insegna Sharon Stone, che nel 1998, se non sbaglio, è apparsa sul red carpet degli Oscar con una camicia bianca, con questo capo non sbagli mai. Ci saranno situazioni in cui magari vi sentirete un po' sottotono, ma si può sempre impreziosire anche la camicia bianca, ma almeno una camicia fatta bene, che vi veste come piace a voi, ci deve stare nell'armadio, per forza. Quando vi dico che veste come piace a voi, intendo dire che a me, per esempio, piacciono un pochino morbide. Non amo le camicie troppo aderenti, ma ho anche quelle perché ce l'avevo nell'armadio e ogni tanto sotto i maglioni o sotto capi già voluminosi possono far comodo. Voi sapete come vi vestite, quindi voi sapete di quale camicia avete bisogno, ma quest'anno una camicia bianca bella, di un bel materiale, solido, strutturato ma non pesante che soffoca, quindi niente poliestere, bisogna assolutamente averla. Se non ce l'avete, fate della camicia bianca la vostra missione per le prossime settimane. Un'altra tendenza che funziona benissimo con la nostra camicia è il corsetto. In passerella si sono visti corsetti di tutti i tipi, più nudi, meno nudi, portati da soli con il blazer sopra, ma anche portati sopra la camicia. Quindi se all'idea corsetto avete cominciato a sudare freddo, non vi preoccupate, perché intanto ovviamente è un capo che non è fondamentale nel guardaroba, ma anche qui magari ne avete uno che sta lì da un po' di anni e ci sono stati anni nel passato in cui sono andati di moda, in cui tante di noi hanno ceduto anche a capi molto costosi di moda, non di intimo. Questo potrebbe essere il momento per ritirarli fuori e per abbinarli in modo soft. Quindi se volete sopra una camicia bianca l'effetto è molto pulito, molto elegante, molto raffinato. Se volete scoprire un po' di pelle andando incontro anche all'estate con la camicia portata sopra o magari una camicia trasparente, per riprendere un'altra delle nostre tendenze, o ancora in alternativa potete portarli, volendo, a pelle nuda, compensando il resto e quindi scegliendo magari un pantalone nero alla caviglia, una scarpa un po' chiusa, cercando sì di mostrare un po' di pelle ma di non eccedere. Questa di tutte le tendenze è quella su cui potete tranquillamente sorvolare. Se vi piace, osate, perché non capiterà spesso di poter indossare un corsetto. Se vi sembra un po' troppo, pensiamo alla prossima. Penultima tendenza, le spalle scoperte. Spalle scoperte sia con scollature che scoprono entrambe le spalle, che con asimmetrie, quindi abiti effetto peplo che vanno a scoprire soltanto una spalla. A seconda di come è stato tagliato il capo di abbigliamento, e quindi di quanto effettivamente viene mostrato e come viene mostrato il corpo femminile, si può parlare di una tendenza donante o meno donante, che slancia o che slancia un po' meno e appesantisce. Dipende, come al solito, anche da tutto il resto e da chi la sta indossando, quindi non c'è una regola aurea da seguire. Vi vedete e ve ne accorgete se il vestito vi sovrasta o se invece vi rende bellissime e anche un po' dea greca. Le spalle scoperte sono una di quelle cose che secondo me funziona benissimo nella stagione primavera-estate, perché scopri un po' di pelle, scopri anche un punto che non è scontato, come anche un po' la schiena. Risultano molto sensuali, ma in realtà non è che stai scoprendo chissà quanto. Quindi secondo me vanno dosate con saggezza, ma difficilmente risultano fuori luogo, a meno che ovviamente, vabbè, non esageriamo e ci mettiamo l'abito da sera per fare la fila alla posta, che poi voglio dire, perché no?
L'ultima tendenza di oggi sono le maniche a sbuffo, quindi le maniche un po' voluminose. Si sono viste tantissimo anche al cinema. Se non avete visto il film Povere Creature, andate a vederlo perché è bellissimo. È passato un po' da quando è uscito, ma ne vale assolutamente la pena. Io vi dico, sono andata a vederlo da sola. Ho riso, mi sono commossa, mi sono emozionata, proprio bello, quindi andatelo a vedere lì, di maniche un po' importanti, se ne vedono tante per i motivi di cui vi ho parlato in tutti i miei video sull'analisi dello stile, dei personaggi, dei film, delle serie TV. Nella vita reale non c'è bisogno di arrivare a questo tipo di eccesso, anche perché, come potete immaginare, tutto ciò che crea volume sulla figura appesantisce anche la figura della persona che lo sta indossando. Quindi vanno sicuramente dosate, ma siccome parliamo di stagione estiva, quindi una stagione in cui addosso abbiamo pochi capi, utilizzare questo tipo di maniche o questo tipo di volumi può essere anche un modo per rendere interessante il classico abito un po' sempliciotto, un po' dritto, che può risultare noioso soprattutto se lo replichiamo nell'arco delle settimane, spesso e volentieri. Quindi non abbiate paura di questo tipo di esasperazione, potete sempre scegliere modelli un pochino più tranquilli, un po' meno eccentrici. Direi che con queste tendenze furbe siamo a posto per la stagione. Possiamo indossarle da sole, possiamo mixarle tra loro, possiamo aggiungere al nostro guardaroba dei pezzi che magari hanno una o più tendenze insieme. Possiamo fare quello che vogliamo, perché la cosa bella della moda è renderla nostra, perché quello che ci mettiamo addosso è il primo biglietto da visita che offriamo di noi nel momento in cui usciamo di casa e affrontiamo questo pazzo, pazzo mondo. Tra qualche giorno uscirà il video dedicato alle 5 tendenze furbe accessori, quindi se non volete perderlo ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale. Qua sotto trovate 870 milioni di link e di posti in cui potete continuare a trovarmi se sentite la mia mancanza. Non credo che succederà, ma se volete mi trovate qua sotto. Vi auguro una bellissima giornata e ci vediamo prestissimo con le tendenze accessori. E ne ho di cose da dirvi.